È un supporto fondamentale al tessuto del territorio, alle famiglie del territorio ed è una risorsa di iniziative, laboratori, musica, disegno, fumetti, attività educative, consulenza a giovani che cercano delle soluzioni e delle risposte. Sarà davvero uno spazio poliedrico in cui finalmente al centro collochiamo il giovane. Nasce a Marghera il punto luce per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, frutto della collaborazione tra Comune, Save the Children e le realtà educative del territorio. Taglio del nastro nell'ex scuola Stefani, in uno dei quartieri più degradati. Il primo punto luce che si attiva nella regione Veneto, abbiamo individuato un territorio che aveva bisogno di un centro di questo genere e devo dire non è stato difficile realizzarlo, è stato necessario impegnare un po' di tempo, però tutti gli interlocutori che abbiamo trovato sentivano come noi l'esigenza di dare ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze un'opportunità di questo tipo. È uno snodo nevralgico con molte difficoltà, ma anche molte potenzialità, in cui la comunità si è sempre distinta per aver trovato le risorse. È una scommessa che facciamo noi su Marghera, sulla città, sulle periferie, perché partendo dalle periferie possiamo dare una città diversa ai nostri cittadini. Davvero un servizio importantissimo che in Italia solo le grandi città hanno simile e credo che sia una tappa importantissima per la nostra città e un grandissimo risultato per il welfare comunale.